la cazzata dell'HIV. Oh, Madonna. Va bene, allora guarda, io non nego né l'esistenza dei virus, che, questo è evidente, e non nego l'esistenza della carenza immunitaria, perché il problema è una carenza immunitaria. HIV cosa vuol dire? Beh, AIDS vuol dire sindrome della malattia immunitaria, quindi esiste. Ma il grande imbroglio, il grandissimo e grave imbroglio, è stato quello di raccogliere, perché ci sono 50 modi, 50 gruppi diversi. C'è chi ha il sarcoma di Kaposi, c'è chi prende delle droghe particolari. L'imbroglio su cui è stata costruita questa faccenda è di aver preso tutti questi gruppi, che sono una quarantina, secondo Peter Duisberg, che è il più grande microbiologo, virologo, eccetera, del mondo, direi. Lo ha dimostrato ed è rispettato come tale. Doveva prendere il premio Nobel, gliel'hanno tirato via, gli hanno bloccato dei libri. Tu non sai quante cose hanno fatto a quest'uomo. Comunque, dicevo, c'è una quarantina e passa, secondo lui, e li ha elencati tutti, ti ho detto solo un paio così. Gruppi di gente che soffre di carenza immunitaria, però in modo molto diverso, che non si possono mettere assieme, hai capito? Quindi al limite ci sono 40 AIDS, ok? Ci sono 40 AIDS, ma 40 AIDS non rendono, non puoi creare un carrozzone AIDS con 40 AIDS. Quindi cosa hanno fatto? Hanno preso tutte queste 40 cose, li hanno messi assieme, ci hanno messo una confezione, un fiocco, e lo hanno proposto come unica malattia, che si chiama AIDS e che è causata da un virus che si chiama HIV. Ma il virus non lo trovano, mai trovato. Hanno bleffato su questo, e tu sai benissimo che quando sei nelle mani di media, lazzaroni che vogliono fare quello che vogliono, gente che ha per le mani il coltello dei media, eccetera, batti, hanno creato una menzogna che appare come verità, non solo un mito, ma anche un dogma, il dogma che esista un HIV. Non è mai stato trovato e non si è mai trovato il vaccino. Come fai a trovare un vaccino di qualcosa che non esiste? Hanno però fatto delle foto, mostravano, non so, ma per anni hanno tessuto questo imbroglio, mostravano delle foto dove creavano a mano, attenzione, il disegno di un virus che andava dentro, cose di questo tipo, no? Ecco, quindi l'imbroglio è quello, e allora su quello hanno creato tutto il resto, e hanno creato il famoso, quello che io ho sempre chiamato il carrozzone AIDS, prima ancora di Peter Duisberg. E attenzione, io queste cose non le ho mutuate da Duisberg. Io Duisberg l'ho conosciuto in fase successiva. Io sono stato veramente uno dei primi a parlare di AIDS. Nel documentario lungo che abbiamo fatto è anche raccontato, e ci sarà, che insomma, sei stato attaccato in Italia dalla toffa. Ah sì, assolutamente, assolutamente è così. Non ho sentimenti negativi con nessuno, però c'è stata questa operazione. Bisogna un po' andare un po' indietro e bisogna parlare di Richard Nixon, il presidente che tutti noi conosciamo, no? Per tante cose positive e molte più altre negative. Lui lanciò la famosa guerra contro il cancro. Non so se tu hai presente questo, era interessato a battere il cancro, anche per far dimenticare le cose del Vietnam e tutte queste cose qua. Bene, in 10 anni ha svuotato tutte le casse dell'America, hanno speso soldi infiniti. Risultato finale, i morti di cancro sono quintuplicati in America. Quindi avevamo in America una medicina pronta al collasso,
proprio dovevano chiudere tutto, chiudere ospedali, eccetera, cliniche, andavano a zero, non so se mi spiego. E la CDC, Central Disease Control, ecco, aveva nei cassetti, hanno dei cassetti segreti, malattie vecchie di anni, piani di malattie da ritoccare, da inventare, cose di questo tipo. E hanno capito che si poteva risolvere il problema, cioè fare dei soldi con questa malattia. Solo che erano un po' ingenui all'inizio e avevano lanciato una malattia che si chiamava GRID, Gay Related Immunity Disease, GRID. Chiaro? Dove sta l'ingenuità di lanciare questo GRID? Proprio nel nome e nell'idea di colpire i gay. Tu sai che in America i gay è una comunità molto diffusa e addirittura la maggior parte, ecco, cos'è forte. Quindi lanciare una malattia che dovrebbe risolvere i problemi finanziari, economici della medicina, con quelle premesse era sbagliato. Tant'è che si sono ribellati questa gente e veniva fuori un problema, bloccavano tutto. Allora cosa hanno fatto? Hanno capito l'errore, hanno fatto marcia indietro e hanno cominciato ad accusare le scimmie, i portoricani e altre cose, no? E poi hanno detto, qualcuno ha avuto questa idea, ma perché dobbiamo parlare di gay? Parliamo di gente normale che si ammala di AIDS, hai capito? Quindi mettiamo in discussione i rapporti sessuali, gli eterosessuali, quelli normali. E da lì è nato l'AIDS. E da lì è nato la paura, prima di tutto la paura. Sai che moltissima gente, guarda che io ero in Asia, non si possono contare la gente che si è buttata giù dai grattacieli. Nessuno parla di questo, non si sanno le cifre, ma guarda, io leggevo tutti i giorni. Allora, siccome poi hanno inventato tutta questa faccenda del virus che si deposita, che sta, che si rinnova, che si risveglia, la sieropositività che si riproduce, tutte queste cose qua, hanno spaventato a morte la gente e hanno creato dei rimorsi di coscienza, delle idee di essere malati, che non era vero niente, poi alla fine, come adesso un po', no? Come adesso. Guarda che, ecco, arriviamo a oggi, è la stessa cosa, perché noi i virus possiamo averli tutti, no? Esiste una comunità in America dove hanno iniziato a dire, ma noi è vero che siamo positivi al test HIV, ma non abbiamo sintomi, perché dobbiamo essere trattati da persone malate? Ed è molto interessante, ed è un grande risveglio di coscienza questa cosa qua. Hanno il problema che per vie legali i giudici impongono ai figli, se sono sieropositivi, la ZT. E quindi loro non vogliono i veleni della ZT. Questo è un discorso. Il parallelo, perdona se parlo ancora, sì. Il parallelo viene con la situazione di adesso, che c'è qualche disgraziato che dice ci sono i focolai accesi perché c'è qualcuno di positivo, ma che non ha nessun sintomo. Cosa ne pensi? Ma guarda, ti ho già detto, il vero test, cioè esiste solo un vero test autentico, è quello di sentirsi bene. Noi abbiamo dei sensori, se tu stai bene non c'è nessun problema, questo è il punto. Se invece tu vai a fare dei test, boh, nel caso dell'AIDS c'era Elisa e c'era altri nomi che adesso non sto a tirare fuori. Nel caso odierno c'è quel test che fanno che è mutuato dalle ricerche di Gary Mullis, se vogliamo, premio Nobel, ma lui stesso disse questo test vale zero, nel senso che vale per altre cose, non per scoprire la sieropositività autentica. È una diagnosi fasulla, è un test fasullo che imbroglia.
tutti i morti che vengono elencati in continuazione anche negli altri paesi, in Brasile, negli Stati Uniti, in continuazione, e anche i nostri chiaramente, sono dati devianti, sono dati che non hanno nessun correlato con la realtà. Per farti capire quanto è falso questo test, facciamo l'ipotesi che tu prenda una monetina, la lanci, cade giù, testa o croce. Se tu la lanci 100 volte, ti verranno praticamente 50 volte testa e 50 croce, o al limite, non so, 51-49. Bon, nel caso dei test RNT, mi pare si chiami così, la percentuale di errore è 83%. Hai capito? Addirittura non una cosa così casuale, siamo proprio peggio della statistica. Ecco, quindi tutte quelle cose che ci stanno dicendo sono delle fandonie. Parliamo di delinquenza mediatica, va bene? Questa è la parola giusta. Sono dei delinquenti. Le televisioni, tutte, sono dei delinquenti. Parlo delle televisioni. Ecco, il mainstream, va bene. Ecco, non ho paura a dire che sono dei delinquenti. Tu forse andrai a fare una controllata con i tuoi avvocati per vedere se lo puoi dire, ma io lo dico con grande entusiasmo: delinquenti.